Ciao a tutti, niente di particolare voglio parlare, però inerente a quello che... Mi sentite? Inerente a quello che avete accennato, che vogliono trasmettere positività, però l'angolo, piccolo angolo che voi fate inerente alla simpatia che trasmettete è tutta un'altra cosa. Oltretutto, oltre che la simpatia, fate la controrassegna stampa, cioè date informazioni. Perciò ritengo che questo sia toccasana per chi segue la cosa. Buonasera Fulvio, ciao, bentrovato. Anche perché ancora una volta oggi, per il quarto giorno di fila, il TG2 delle 13, 0 secondi al Movimento 5 Stelle. Noi saremo di parte, però vorremmo che la parte pubblica desse spazio, almeno mica tanto, basterebbe anche 50 secondi o 45 secondi a telegiornale al Movimento 5 Stelle. In realtà questo non avviene, quindi noi saremo anche di parte, però vorremmo che il servizio pubblico invece di parte non fosse. Purtroppo, io non mi ricordo più dove ho postato o cosa. Per conto mio, quello che tu hai appena detto è corretto, ma la motivazione è che secondo me sono già portati, sono già, è già cominciata la campagna elettorale. Cioè, ormai hanno già cominciato a piazzarsi, no? Perciò nessuno può parlare del partito opposto. Questo ormai è un dato di fatto. Anzi, adesso cominciano Eh sì, con ma si tutte. chiama servizio pubblico, fino a prova contraria, un po' di spazio. Ma che A servizio 9 pubblico? milioni, ai rappresentanti di 9 milioni di italiani sarebbe giusto anche No, darci. non è mai stato, se mi posso permettere, scusate se mi intrometto nel fatti sotto, che non è mia competenza, non è mai stato un vero servizio pubblico. E tra le altre cose, PD e PDL, a quanto pare, è spuntato un piccolo emendamento che prevederebbe l'aumento del canone RAI nel 2014. Lo dico perché se vi fosse per caso sfuggita, sappiate che è una notizia assolutamente vera e insomma se ne è parlato ieri su qualche giornale, se potete andare a cercarlo. Ma quello che mi viene da dire all'interno del servizio pubblico che citava Dario Patacini, credo, mi pare sia abbastanza palese, ma ne ho notizie anche dall'interno che insomma, la direzione generale del servizio pubblico della RAI abbia già di fatto fatto una bella virata verso il Partito Democratico, proprio anche con nomine di dirigenti, capi struttura, autori, eccetera. Si sono già messi a posto, attrezzati, come diceva Fulvio, per la rassegna stampa che probabilmente, come dice lui, appunto è già iniziata. Buonasera intanto anche a Claudio, attiva il microfono e entra pure quando vuoi nel fatti Buonasera a sotto. tutti voi. Buonasera. Buonasera. Qual buon So che è vento, Claudio, tardi. cosa ci vuoi? Sì, no, ma la colpa è nostra che siamo andati un po' lunghi. Qualche minuto in più lo destiniamo al fatti sotto. Che cosa volevi dire? No, niente, sono entrato solo per salutarvi perché visto che l'ora e gli argomenti sono sempre gli stessi, quindi c'è poco da aggiungere a quello che avete detto voi, insomma. Ah, ci vuoi dire che siamo noiosi? Che diciamo No, sempre le stesse no, cose? no, no. Scherzo. No, gli argomenti sono sempre gli stessi, criticando ovviamente tutto ciò che avviene in Parlamento e che fanno i politici, ecco, parliamo sempre delle stesse cose. Purtroppo non cambia niente, andiamo avanti così, cerchiamo di Vabbè, cambiare speriamo qualche che cosa cambi noi. qualcosa prima o poi, caro amico, speriamo che cambi qualcosa. Sì, ma Speriamo che possiamo. cambi qualcosa, ma lo dobbiamo cambiare noi, nel senso Ragazzi. che speriamo in questo V-Day. Io mi Che metto in gioco serva. tutti i giorni, dalla mattina alle 7:15 in diretta fino a quest'ora che sono le 20, sono 13 ore che io sono in gioco con la mia vita e faccio di tutto per provare a cambiare. E ho subito angherie sulla mia pelle, sulla mia persona che neanche ti immagini, ma tengo botte e vado avanti. Vado Sì, avanti ma perché lo meritiamo, perché questo paese dobbiamo. è fatto ancora di persone corrette, serie, genuine, che hanno bisogno di un futuro, che hanno bisogno di qualcosa che non che esuli dal fatto se Alfano va a cena stasera alla festa di Berlusconi o non ci va, esula dal fatto che in Senato siede ancora una persona che è stata condannata in terzo grado in via definitiva. Noi siamo di un'altra pasta, esula dal fatto che ci siano giornalisti prezzolati e guarda caso viene fuori, così torniamo in Emilia-Romagna, dalla vicenda della regione Emilia-Romagna, che ci sono dei partiti che hanno pagato addirittura le ricariche di telefono dei giornalisti e di questo non se ne parla più. È successo 2 giorni fa, non se ne parla più. I giornali non ci sono tornati sopra, hanno dato la notiziola, 33 righe, 3 righe, Lo poi so. finito.
Noi Sappiamo teniamo che botta, dico l'informazione io. Noi purtroppo teniamo non botta. è. Scusate un mio intervento, ma inerente sempre alla disinformazione che viene data da tutti i media. Io ho postato oggi sul vostro blog una notizia inerente a una trasmissione che è apparsa sulla televisione svizzera, inerente a una sentenza italiana, inerente al fatto che i telefoni cellulari hanno determinato che provano cancro al cervello. Io però di questa notizia qua sui giornali non ho visto niente, ne ha parlato la televisione svizzera, di cui ha fatto un ottimo servizio, di cui è andata a intervistare scienziati e quelle cose lì. Sapete qualcosa voi? Guarda, per quanto mi riguarda, io un po' ho seguito questa vicenda personalmente, però ti faccio una domanda. Sei pronto a rinunciare al cellulare? Caro mio, se io ti devo rispondere, a parte che sono obbligato a usare il cellulare perché ho rinunciato alla rete fissa, questo è un motivo, ma Bene, tu comunque sei... io non arrivo a fare tre telefonate alla settimana, Vabbè, ma perciò questo sei un caso, tu sei un caso, tu sei sì, un caso lasciamo i e perdere, forse ti invidio anche, forse ti invidio sono. anche, però il problema è che il cellulare non è più un bene, tra virgolette, così di gioco o di hobby, ormai è diventato un bene di lavoro. Io so benissimo dove vuoi andare a parare e ti do anche ragione, però allora non dovrei più mangiare mozzarelle, pomodori, frutta e verdura, carne, cosa faccio? Fammi venire tutto il cancro? Tutte, tutte. L'altro giorno abbiamo criticato l'APOMI che dice che i pomodori vengono solo dalla pianura padana e di oggi la notizia è che in pianura padana hanno scoperto delle discariche con la radioattività, con fusti radioattivi. Cosa facciamo? Non mangiamo più niente? Allora via i cellulari, via i computer, via il televisore, via la mangiare, via la carne. Amico mio, però c'è un Non è, limite. C'è un scusate, limite, eh. però il discorso non è questo che dobbiamo rinunciare a tutto, però ci dobbiamo tutelare, questo sì, e quindi Allora, il chi cellulare si evidentemente si è sa. recato a fare questo lavoro deve evidentemente intervenire e cercare di limitare i danni. Oh, per quanto attiene poi al discorso della frutta e della verdura che vengano da zone dove ovviamente i terreni sono stati inquinati, lì ci vuole una commissione di controllo, di verifica, perché quei prodotti non possono andare sul mercato. Hai ragione, io ti facevo un po' di Cioè, non è che informazioni. possiamo mangiare Ti ho perché non ce le dobbiamo concessionato, mangiare, amico allora mio, ce le io dobbiamo mi mangiare quei. No. come ti chiami, amico mio, mi chiami? Come ti Scusa? chiami? Come ti chiami? Claudio. Claudio, io Claudio. ti sto facendo, Claudio, io ti sto facendo un altro ragionamento. Lascia stare che ci sia la commissione. Domani mattina la commissione ha già tutte le analisi del territorio italiano e ti dice che ci vorranno 80 anni per bonificare. 80 anni. Nel frattempo, che facciamo io e te? Mangiamo o non Bonificare, ma mangiamo? non tutti i terreni sono inquinati. Adesso ci saranno delle zone sicuramente più inquinate di altre, e su quelle zone dobbiamo intervenire. Cioè, no, non è che possiamo fare di Sì, ho tutta l'erba un capito. fascio, cioè tutta Io ti l'Italia sto è facendo un altro inquinata. No, ragionamento. Io ti sto ci facendo un sono altro delle ragionamento. zone Ti sto molto facendo. inquinate e zone che, tra virgolette, saranno anche un po' inquinate, però purtroppo non è che possiamo smettere di mangiare, però laddove evidentemente l'inquinamento supera certi parametri che sono nocivi per la salute, lì bisogna intervenire. È inutile che facciamo, se no noi dobbiamo, Scusate un attimo, avveleniamoci, che dobbiamo fare? io vi blocco un attimo. Il mio intervento era sul fatto che non è stata data notizia. Dopo sta a ogni individuo scegliere se farsi infettare dal tumore o meno. Però quello che conta è informare la gente che non ha sta non, nessuno ha detto niente. No, questo sì, l'informazione purtroppo in Italia in particolar modo è in mano a loro e ci fanno sapere solo ciò che fa comodo a loro.
È chiaro che invece dovrebbe essere così, cioè la notizia va data e poi sta a noi decidere come e quando usare certe cose, certi prodotti, evidentemente. Io Io ho ho letto assolutamente ragione a recentemente. Dario che non possiamo, a un certo momento è come quando scopri il microscopio, che quando cominci ad andare a guardare nel piccolo tutte le cose, va a finire che non mangi più perché vedi batteri, microbi da tutte le parti. È la Sì, stessa proprio, cosa, purtroppo. però sta a ogni persona decidere su di che cosa morire, ecco, in pratica. Ragazzi, con tutto rispetto, io vi voglio bene, però non facciamo come si dice dalle nostre parti i copertini, perché se noi viviamo di internet e viviamo di informazioni, queste notizie ci sono già da almeno 10-15 anni, quindi non abbiamo bisogno che la TV svizzera faccia un bel servizio sul problema legato ai cellulari che possono creare problemi al cervello. Lo sappiamo da 15 anni, lo sappiamo da 15 anni, quindi ribadisco. Perfetto, hanno sbagliato, possono dare la notizia, perfetto, ci sta tutto, però non facciamo i cretini perché io non ci sto più. Poi voi potete andare avanti fino a domani sera. No, no, Io ho sto parlando, capito, va bene. No, no, ho capito, va bene. Riconosco la mia, intemporanea, comunicazione, va bene, non c'è problema. No, No, ma no, ma io vi voglio tutti bene. il discorso, diciamo, non è quello Se continuiamo a fermarci di sul non fatto che usare, la non TV utilizzare svizzera, più. se continuiamo a fermarci a, che la TV svizzera ha fatto un bel servizio sui tumori al cervello dovuti al cellulare e qua in Italia non l'hanno fatto, io ti posso dire che guardo sempre Medicina 33 sulla Guarda, RAI, Dario, che ne hanno Dario, tranquillo, parlato per tutte le volte. Non è il me l'argomento problema ci sta della tranquillo. Svizzera, Però qui se abbiamo detto, continuiamo a non è un questo, problema svizzero, no, è ma un se ci problema di fermiamo a questo, informazioni non che andiamo da sappiamo. nessuna parte. No, ragazzi, però non sovrapponetevi perché sennò non si capisce niente. Cercate di Va prendere bene, più o meno delle pause, sennò non si capisce. no, però se ci fermiamo sul fatto che questa è l'informazione sbagliata, sì, d'accordo, ma andiamo oltre, cioè andiamo oltre con Non tutto è rispetto, cioè se vuoi l'informazione parlare, sbagliata. ecco, che non c'è l'informazione, che non c'è, se ci fermiamo, che questo è dimostra che non c'è l'informazione, cioè ci fermiamo qua in un calambur e non andiamo più avanti. Parliamo di altro, parliamo che l'informazione è questa, scusami, Claudio e Fulvio, quelli che siete. Che oggi Enrico Letta è andato al CONI e ha detto: pronti per le Olimpiadi del 2024? L'Italia è pronta per le Olimpiadi 24. E poi parlando di Nocerina Salernitana, ma qua ci vuole il pugno duro. E nessun giornalista gli ha detto: scusi, che cosa intende? Questo ha detto: da domani pugno duro sul calcio e sugli ultras. Questi qui è una vergogna a livello mondiale. Da domani il pugno duro. Perché dobbiamo fare le Olimpiadi nel 2024 e nessuno ha detto beo, tutti applaudire. Lì bisogna dire: senta, che cosa intende per pugno duro negli stadi? Siamo l'unico paese europeo che ha ancora le transenne agli stadi. Questo è Sì, l'unico ma poi paese che il ecco. calcio viene fermato per un finto omicidio di un bambino, cioè vi ricordate Roma-Lazio? Qui stiamo parlando di niente, qui stiamo parlando di niente. Appunto, Allora, questa è appunto. l'informazione, parliamo di questo. Questa è Non l'informazione. del cellulare che porta il tumore al cervello, che lo sappiamo da 15 anni. Scusatemi, No, va ascolto. bene. È un Io chiedo argomento scusa, anche quello, volevo. insomma, no? È un argomento. Perdono. Allora Parliamo d'altro. continuiamo a parlare del No, cellulare. ma io invece ritengo Povero che è ragazzo, giusto così, cioè ognuno. io ascolto e sto qua, mi diverto, non ho niente da fare, quindi mi fa piacere parlarvi. Detto così, Piacere, no, non sto scherzando, mi fa ti piacere, butti giusto? via, dici non ho niente da fare, ci buttiamo. No, nel senso buono, io lo faccio da 27 anni, sto Io mestiere, vi cioè, scusa. consiglio di leggere un libro che si intitola Toglietevelo dalla testa, di uno scrittore giornalista che si chiama Riccardo Stagliano, e focalizzerei molto, insomma, la questione sul fatto che i più grossi investitori pubblicitari di giornali e siti nel nostro paese sono le compagnie telefoniche o i produttori di cellulari. Quindi la vedo abbastanza difficile, visto che anche in un periodo di crisi l'industria, della telefonia nel suo complesso raggiunge quasi il fatturato di 3 trilioni di dollari annui, direi che la vedo un po' dura andare contro questi colossi. No, ma credo che nessuno di noi volesse, o comunque vorrebbe bloccare questa cosa, ma era un argomento con un altro per ribadire il concetto che l'informazione purtroppo è drogata, ecco, questo.
No, ma d'accordo, d'accordissimo, l'informazione drogata e ti faccio, come ti ho detto, del TG2, e Sì, ma... ti può sembrare normale che il Movimento 5 Stelle non sia presente mai nei telegiornali? Ed è questo il problema. Ti può sembrare normale che all'aria che tira sulla 7 l'argomento della trasmissione era Renzi vuole tagliare la pensione a sua nonna? E c'era anche Cacciari, che a un certo punto Cacciari, io per certe cose lo ammiro, a un certo punto ha detto io non posso intervenire su queste cose. E ha detto Cacciari alla giornalista che ricordo è come si chiama pure, Mirta Merlino. Mirta Merlino, che è quella che ha detto che il Movimento 5 Stelle sa dare solo contro e non fa assolutamente nulla. A un certo punto Cacciari ha detto: Renzi parla senza sapere quello che dice e a volte fa la pipì fuori dal vaso. Questo per dirti il livello della trasmissione. Ed è stato anche buono e genuino perché ha ricordato alla giornalista che lui dura un'ora, un'ora e mezza in una trasmissione. Come per dire, se continuiamo su questo livello, io mi alzo e vado via. Questa è la realtà. Che vengono avanti queste trasmissioni. Questo non è politica, questo è gossip. Io poi voglio dire una cosa: qualcuno si è posto la domanda, e Mirta Merlino, qui doveva porsela la domanda, ma se la nonna di Renzi da 43 anni percepisce la reversibilità 3.000 euro al mese, ma che cacchio di lavoro faceva il nonno di Renzi se da 43 anni la sua nonna prende 3.000 euro al mese? Io ritengo comunque Questa che era la domanda l'obiettivo da loro fare. l'hanno raggiunto, perché vedi, tu per esempio ne parli, no? E sei indignato, giustamente. Io ti posso dire, visto quello che è l'informazione, che io quella trasmissione non la guardo. Non la guardo perché è una trasmissione dove ci sono personaggi che non mi interessa ascoltare. E quindi per me possono dire ciò che vogliono. E io mi auguro che a un certo punto anche la gente comune maturi e arrivi poi al punto di scegliere la trasmissione che deve guardare e quella che non deve guardare. Perché certe trasmissioni, come giustamente dici tu, fanno gossip, no? O comunque danno informazioni sbagliate. E io faccio così, Sempre non le guardo. scusate, scusate, domanda a Dario. Hai visto Prego. l'intervento di Riccardo Fraccaro stamattina Sì. su Agorà? Purtroppo sono stato interrotto da una telefonata, è stato bravissimo perché continuava a dire: ma di che cosa Ecco, state parlando? Sì, prego. infatti a me che disturbava che nello studio era un po' come, preso, Vabbè, era un po' come un fantoccio, un po' preso in giro, no? ma io non andrei, lì ha ragione Beppe Grillo, non si va ad Agorà. Non si va in quelle trasmissioni lì. Lì il Movimento 5 Stelle, per me, sbaglia, perché il pallino ce l'ha sempre in mano quel simpatico conduttore, e anche lì siamo sul servizio pubblico, che quando ti vuole massacrare, ti massacra, ti massacra. Oltretutto ci sono 5-6 ospiti che urlavano, mi sembra che ci fosse Giovanardi, mi sembra che ci fosse Giachetti, e Giachetti tendeva a dire la verità dicendo: guardate che la legge elettorale succede questo, io sono ancora qui che faccio come si dice, lo sciopero della fame, perché voi del PDL insieme al PD avete votato contro l'abolizione del porcellum che ho presentato io. E lì c'era il presentatore che può fare in quel caso qualunque cosa. E il Movimento 5 Stelle, Fraccaro oggi è stato bravissimo, ma ti può massacrare come quando gli pare, come quando gli pare. Quindi io sono del parere che in quelle trasmissioni non ci si deve andare, non ci si va, perché non meritano la presenza del Movimento 5 Stelle. Perché se ti vogliono Allora, guarda, distruggere se ci mettono un posso, nanosecondo, un nanosecondo. dire la mia su questo, io E poi andiamo direi in chiusura, con le ragazzi, che sono già trasmissioni. le 8:20 e devo finire di fare i podcast. Siamo andati un po' oltre, ma mi è sembrato giusto lasciarvi spazio perché siamo andati lunghi con la controrassegna stampa. Prego, prego, prego. Ah, dicevo, su queste trasmissioni. Adesso mi sfugge quello che stavo dicendo. Comunque,
volevo esprimere un mio pensiero, ma adesso mi Vabbè, sono interrotto, ce non lo tieni riesco per più. domani sera, dai, ce lo tieni per domani sera. Colpa mia, Dai. Claudio, ti chiedo scusa, perdonami, volevo solo dare un Ho perso minimo. l'attimo. Carpe diem. La colpa è mia. Allora il Non c'è. carpe diem lo faccio io. Prendo la palla al balzo e direi di chiudere. Fulvio, sì, no, se vuoi fare Esatto. ancora un saluto, No, dillo. niente, io saluto tutto, tutti, ringrazio della piacevole discussione e grazie di questo momento di la tua, no? Saluto tutti, ciao ragazzi, alla Ciao. prossima. Ciao, Grazie ciao. mille. No, Allora, volevo solo dire questo, che adesso mi è vai, sei tornato un tornato in attimo mente, vai sulle Claudio, prego, trasmissioni. prego. Un minuto. Cioè, io dico, è vero, quelle trasmissioni non bisognerebbe partecipare, però a questo punto c'è da anche dire, siccome purtroppo la televisione manda in onda quelle trasmissioni, allora se è possibile, giustamente, il Movimento 5 Stelle deve apparire, perché importante è anche comunicare il pensiero del Movimento 5 Stelle. E siccome molta gente ascolta e guarda quelle trasmissioni, è bene che il Movimento 5 Stelle, quando può, ci vada. Io, questo è il mio parere. Ho detto che non si deve andare in determinate trasmissioni, non in No, no, ma io ho detto tutte. In anche in quella non quelle ci che tu sta, ma dici che in quella non non si ci deve sta, andare, ma in quella però non ci sta. siccome sono seguite, e Ma sì, allora ma noi siccome abbiamo sono bisogno di seguite, comunicare vai alla e ti fanno fare gente. una figura da idiota, Ma in quelle non ci si il va, problema è che il pallino ce basta. l'ha il regista, il conduttore e gli autori che tagliano e Oh, cuciono. E quando stai dicendo una appunto. cosa intelligente, o fanno interrompere chi sta dicendo la cosa intelligente, o staccano la camera sul corpetto della ragazza in Bravo, prima fila, o sul piede nervoso, o sulla mano, magari bravo, nervosa di bravo, quello che sta parlando, e fanno venire fuori il messaggio che in quel momento chi sta parlando dicendo quella bravo. cosa non È un sia idiota, ma convincente, sia un ci cretino. dobbiamo fare furbi anche in questo, no? Perché noi Ma dobbiamo non c'è modo, prendere la Claudio, parola e dire fidati. quello che vogliamo noi, al di là di No, quello no, che no, ci no, no, chiede il presentatore. Claudio, Quello fanno Claudio, loro. questo è un errore che si fa quando non si conosce il mezzo televisivo. Purtroppo non c'è modo, credimi, non c'è modo di entrare e cercare di condizionare la Guarda, modalità con cui vengono svolti questi talk show. Non c'è è modo. vero, hai Scusa, ma ragione, lo non avrei stesso Beppe modo. Grillo avrebbe dei problemi. Ecco, la Nonostante ragione sia ce il l'ha. più grande mattatore che conosciamo e tutti gli riconosciamo questa capacità, dentro uno di quei postriboli, per citare una frase famosa di Silvio Berlusconi, non ci si deve andare. Non andare in televisione in globale, cioè nel suo complesso, ma in quelle trasmissioni. Te lo dimostra il Sì, io. fatto che quando Beppe Grillo dice io sono pronto ad andare in trasmissione, io vengo, ma vengo e voglio parlare in diretta, invitatemi, guarda caso in diretta non lo invita nessuno. Ci sarà il motivo? Ma è proprio questo il problema, No, è questo il perché problema. lì tu non ci vai, di là non ti invitano, la Ah, comunicazione non beh, passa. allora io devo andare dove dicono loro e quando mi invitano loro. No, 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 ripeto, io ricordo, ci No. sono trasmissioni come Ballarò, per esempio, a cui Sì. partecipava anche il PDL andava, no? Ballarò certamente non è di destra, no? Lo sappiamo tutti, però loro andavano e dicevano la loro. Poi alla fine quel messaggio che loro trasmettevano in quella trasmissione, anche se era di sinistra, alla fine la gente lo coglieva e l'hanno votato. Ecco, io dico questo, che Ballarò è una di quelle trasmissioni a Quanti cui voti vuoi che bisognerebbe sposto? partecipare, Guarda, però io. siccome noi non abbiamo mezzi di comunicazione di quel tipo, come facciamo a Guarda, comunicare ti ha alla spiegato maggior parte della Matteo gente? Ponzano. Scusami. Ti ha spiegato Matteo Ponzano. Io di mestiere faccio questo da 27 anni. Matteo ha detto perfettamente le cose come stanno. Non puoi lottare contro questa gente che ti mette alla berlina con una immagine che in quel momento non c'entra niente con quello che stai dicendo tu, con l'espressione di un tuo antagonista politico ti fa fare la figura dell'idiota, con il conduttore che nel momento che tu stai dicendo una cosa sensata e diamo la buonasera o il buongiorno, è venuto il senatore e ti blocca e tu fai la figura del fesso. Guarda, credimi, in certe trasmissioni non Lo ci si so, lo so che è deve così, lo so che andare. Pronto? non bisogna andarci, però ripeto, noi abbiamo un problema, secondo me ce l'abbiamo, è il problema di Uno. comunicare con tutti, non solo con noi che frequentiamo la rete, che abbiamo la capacità di entrare in internet, di metterci in contatto con la cosa. O magari di seguire anche le trasmissioni in diretta, in streaming alla Camera. Io
io ho un'esperienza personale con le persone che, per esempio, hanno la mia stessa età e non vanno in internet, non sanno Claudio, niente del Movimento vai a 5 casa di Stelle. queste persone una sera, perdi un po' del tuo tempo, come si va alle riunioni di Io, ma io ci condominio, e ci vai vado con il e glielo computer e gli fai dico. vedere, perché non c'è modo. Fai apparire una persona di grandissimo spessore come Luigi Di Maio, per esempio, in una di queste trasmissioni, rischierebbe di fare la figura del pollo. E non c'è modo che Luigi Di Maio, come qualcuno ha scritto in chat in questo momento, ti alzi se non ti trattano male e li mandi a quel paese, perché il messaggio che passerebbe è che sei un poverino, sei un bamboccione, sei un ragazzetto che non sa stare dentro a un tavolo. Il risultato sarebbe l'esatto opposto. Questa è la mia Ma personale ecco, opinione, però. chiudo dicendo, ma vi rendete conto quando incontri un Gasparri, un Cicchitto, un Bersani, un D'Alema, chiunque ti continuano, ma sono gli stessi, non queste persone. Ci sono molti politici che vanno in diretta e addirittura mentono sapendo di mentire pur di dare addosso al suo antagonista politico, al Ma loro è il antagonista sistema politico. questo, eh? Ho capito Questo è il che sì. sistema, dire Allora, sempre il contrario di quello che fanno. Questo l'hanno sempre usato, sono ho sempre andato capito, avanti così, quindi però i sai che voti l'hanno succede? presi, cioè, Ma chi questo hanno è. presi che sono morti? Ma ancora questa storia, ma che pre ma sono morti, ragazzi, Sono questi qui morti, ma. sono morti, non ci sono più, lo sanno anche loro, si stanno salvando il Lo deretano sanno col che sono morti. superporcellum di Napolitano che adesso verrà fuori il decreto del Consiglio dei Ministri e farà la legge elettorale e faranno il superporcellum perché Hai sono capito, sì. morti. Defunti, non ci sono più, lo sanno anche loro e non diamogli la possibilità di metterci alla berlina in certe trasmissioni, pensiero, non ci Non metto la deve berlina. andare Tra le altre cose, movimento. dico una cosa che vorrei chiudere poi in realtà, Bravo, perché anch'io. davvero siamo andati lunghi e poi insomma c'era tutta la programmazione che parte in automatico, se no si accavallano le cose. Non crediate assolutamente, perché questa è una percezione sbagliata, che questi talk show abbiano così tanti ascoltatori. La televisione è in crollo verticale, le trasmissioni che vediamo, eccetera, sono seguite veramente da pochissime persone. Io ho visto dei dati, di fronte ai quali veramente sono rimasto allibito, perché sapevo di questo crollo, ma non immaginavo così. Cioè, fino alle 18:30, anche nella televisione pubblica, ci sono degli ascolti da mini canale streaming, cioè veramente si sta Ah, beh, ma parlando di sì, ho ascolti considerato sì. ridicoli. Non parliamo più di 10, 8, 10 milioni di persone. Veramente sono programmi da 600.000 persone, 700.000 persone. Se facciamo degli ottimi video, degli ottimi podcast, dei video che girano in rete, questi in 2 mesi, in 1 mese e mezzo, totalizzano molte più visualizzazioni della diretta fatta dal tale E poi conduttore, del tale programma. aggiungo poi lascio, se la signora Cesira, che da 35-40 anni vota sempre quelli, non ci vede, perfetto, pazienza, noi non abbiamo bisogno del voto della signora Cesira, perché la signora Cesira, che semmai ha già 75 anni, non cambierà mai idea, mai, ce ne sarà una su 1 milione che cambia idea. Lo volete capire questo o no? Lo volete capire o no? Poi quando un giorno mi darai No. 2 minuti vi spiego come funzionano i dati Auditel, perché molta gente non Non sa neanche tutti, come non tutti funzionano. sono signore Cesira, Ecco, magari insomma, sai cosa, ecco. Dario? Facciamo proprio una puntata, se vi va, un pomeriggio, una sera, su questa questione dei numeri, dei dati Auditel e come vengono raccolti. Tra le altre cose, vi dico anche che una delle mie più grandi passioni sarebbe quella di trasmettere, di fare diretta non più dalle 18 alle 19, ma di trasmettere di sera, dalle 21 tipo alle 22:30, e coprire, per esempio, fare una sorta di Bravo. controinformazione con il Mai Dire Talk Show. Noi commentare in diretta le porcate che vengono dette in televisione con ospiti nostri parlamentari, Dario, Max, tutti quanti, insomma, più siamo meglio è, con l'interazione in tempo reale smontare le fandonie che dicono e quindi fare la diretta di sera. Però adesso dovevamo coprire anche un po' di pomeriggio e così si è scelto, ma la mia Voi idea è di far quello. mi cogli positivo questa situazione, pienamente Vive. d'accordo. Viva, viva. Ragazzi, allora davvero mi permetto di interrompere perché sono le 20 e 27 minuti, c'è Beppe Grillo che incombe sotto. Vi ricordo che siamo anche in diretta dalla Basilicata domani e dopodomani per le elezioni regionali in Basilicata, quindi ci saranno le dirette. Non ho ancora adesso da darvi gli orari, ma
Se girate in rete sul blog, probabilmente sono apparsi, quindi ci sarà comunque la diretta domani. E domani, se non si incrociano le dirette, comunque parleremo di qualcosa di molto interessante di cui vi parlerò fra poco, però subito dopo aver messo la sigla di uscita Ciao a tutti, del nostro grazie, Fatti Sotto. ciao. Grazie mille a Dario, Ciao, grazie Fulvio, grazie ciao a Claudio, tutti. grazie anche Ciao a coloro che hanno Matteo. seguito, anche se non sono entrati in questo Fatti Ciao Sotto. Matteo, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti.